Torna a vincere l'Atletico Trivento e lo fa al termine di una partita ricca di reti con il gialloblu di Favo sempre in avanti e due volte raggiunti dalla Sant'Egidiese, che viene piegata nel momento più difficile dei locali dopo l'espulsione di Fusaro. Ma andiamo con ordine: Favo rinuncia a capitan Corradini e Ottonello, quest'ultimo che risulterà poi decisivo. In porta c'è Mariosi, in difesa Varchetta e Vori al centro, Pistilli e Fusaro a destra e sinistra. A guidare la mediana i Aboni illustrissimi con Lombardi, Scarano, Cursori, Guglielmi e Acquaro in avanti. La Sant'Egidiese schiera di Vincenzo in porta, Laezza, Leonardo, Filipponi e Bizzarri in difesa, Perra e Censori in mezzo al campo con Rizzi e Laboragine esterni, in avanti Bucchi e Casali, dirige Francesco Masi della sezione di Bari. La prima emozione si registra già dopo un giro di lancette: il pallonetto di Guglielmi è salvato sulla riga di porta dalla difesa giallorossa, palla ancora a Guglielmi che serve Acquaro, il quale spreca da pochi passi dalla porta. Sull'altro fronte Laboragine approfitta di un errore di Pistilli ma manda sul fondo. Minuto 21, l'incornata di Varchetta su corner di Aboni mette i brividi a Di Vincenzo, ma il risultato resta ancora sullo 0-0. La partita si accende tra il 40esimo e il 43esimo. Lombardi si destreggia bene, palla al piede, la sua azione personale si chiude con il pallone che gonfia la rete. È 1-0 per l'Atletico Trivento, risultato che comunque non durerà molto. Al 42esimo infatti Rizzi si incarica di questo calcio di punizione, la parabola del fantasista abruzzese è perfetta e la sfera termina in rete alle spalle dell'incolpevole Mariosi. Trascorre un minuto, il Trivento passa nuovamente in vantaggio. Lombardi mette al centro dell'area di rigore il pallone sul quale si avventa Scarano, che prima trova l'opposizione di Di Vincenzo, poi trova il bersaglio grosso. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per il Trivento, tra la gioia generale del pubblico locale. La ripresa si apre con la Santi in avanti. Dopo due giri di lancette, Mario si alza sulla traversa, una punizione di Laboragine. Al quarto Laboragine pennella un cross dalla bandierina che Bucchi deposita alle spalle di Mariosi e la doccia gelata per il Trivento. Il Trivento sfiora il Trista al 60esimo, Di Vincenzo si oppone alla staffilata del neoentrato Ottonello che prende le misure per il tiro della vittoria che ci sarà 20 minuti più tardi. Al 69esimo Masi allontana il tecnico Favo, mentre sempre Ottonello mette in difficoltà Di Vincenzo direttamente dalla bandierina. Il portiere si salva rifugiandosi ancora in corner. Il Trivento resta in 10 al 75esimo, lancio in profondità, Fusaro trattiene Bucchi e il direttore di gara sanziona il fallo da ultimo uomo con il cartellino rosso diretto. Il difensore cerca di dare spiegazioni ma è tutto inutile. Trivento in 10, Bucchi manda sulla barriera la susseguente punizione. Al minuto 80 il gol vittoria del Trivento, Ottonello estrae dal cilindro il colpo del KO. Ogni commento è superfluo, le immagini della staffilata di Ottonello si commentano da sole. È il 3-2 che chiuderà l'incontro e che restituirà al Trivento il successo dopo due turni di digiuno, mentre la Sant'Egidiese si ferma dopo tre vittorie consecutive.